Bentornati su Leggendo con Cthulhu, sono Oliviero e oggi mi appresto di nuovo a cercare di parlare di un testo weird che sarà difficile farmi capire, farmi comprendere, soprattutto perché è un testo molto strano, cioè succedono cose, bisogna accettarle, poi alla fine si capisce, però fra uno stile di scrittura che non è quello moderno e del contenuto veramente straniante è un bel viaggione. Da lucidi, una roba. Perché oggi vi parlo di questo. Malpertuis, o Malpertuis, o questo. Jean Ray, un'altra persona che vabbè, lasciamo fare, ma adesso vi spiegherò. Non so quanti di voi conoscono Salgari, no? L'autore di Sandokan, italiano che si inventò tutto, nel senso lui non è mai stato nei territori che ha descritto nei suoi vari romanzi, ma lo inventava un po' così, stereotipo, senso comune, e diceva ma sì, di sicuro sarà così, raccontava, e la gente piaceva. Bene, qui abbiamo qualcuno che proprio mette insieme una vita strana come Hemingway e mette uno stile di scrittura e narrativo come Salgari, ma tutto quanto con una caterva di oppio e altre sostanze che secondo me si prendeva per uscirci. Perché Jean Ray, santo cielo, vi dico, nella prefazione fatta da Evangelisti, una piccola nota di com'era la sua vita. Il futuro Jean Ray trovò lavoro nell'incantevole città di Gand come impiegato comunale. Vi restò fino a un processo per appropriazione indebita o peculato e a una condanna a quasi 3 anni di prigione. Li scontò tutti. Quest'uomo andò in prigione dopo aver scritto una sua biografia che fu mozzo, pirata, marinaio e un sacco di altra roba, nel senso che se la cantava, se la suonava e ci raccontava balle in continuazione sulla sua vita e scriveva sti libri. Intanto faceva una vita da impiegato comunale ed è riuscito persino a farsi arrestare nella prigione. Ora, è un uomo, un autore che bisogna esplorare e scoprire perché secondo me ha un sacco di sorprese interessanti. Poi vabbè, Evangelisti inizia in una maniera perfetta. La sua difficoltà a fare una prefazione per un autore che ha sempre disdegnato le prefazioni, nonostante ne abbia scritte una caterva. Come si fanno a non amare Jean Ray? E adesso vi spiego perché dovete amare questo, Malpertuis. Malpertuis, continuerò a avere problemi sul come si pronuncia. Jean Ray, Malpertuis è una villa antica con un sacco di storia che noi non conosceremo del tutto, circa fino alla fine. Alla fine inizieranno a scoprirsi cose e al suo interno vive il proprietario, che chiama sul letto di morte tutti i suoi parenti e amici, dando un testamento molto chiaro. Tutti i miei averi, che sono anche tanti, perché ha raccolto parecchi soldi nella sua vita, andranno tutti voi, in maniera equa, però dovete vivere qui, a Malpertuis. E tutti sono anche tranquilli perché comunque è una quantità per cui non devono più lavorare, si vive di rendita e la villa è bella grande. Se non fosse che fin dall'inizio è piena di personaggi, questi amici, parenti, stranissimi, che parlano di cose strane, avvengono cose strane dentro la casa, ma fin dal subito, che fa pensare, ok, è una casa piena di fantasmi. Ma allo stesso tempo succedono delle cose per cui sei lì e. Ma il problema sono i fantasmi? Gli abitanti? O Jean Ray che si è fatto di qualche nuova droga del periodo? Non è chiaro, perché mentre si legge è tutto come una specie di narrazione, come se fosse tutto normale. Cose che avvengono in maniera stranissima, ma la gente le prende del. Ah, è successo. Poi a un certo punto, sì, ci sono delle reazioni un po' di paura, spavento, ma all'inizio è tutto stranissimo perché lo si legge e quando vengono accennate certe cose viene detto, ah sì, è normale, ma certo, ah, ma l'ho visto anch'io, ma non è normale. Quando lo si legge è tutto talmente strano, ma allo stesso tempo un voler forzare la sospensione dell'incredulità del lettore, per cui a un certo punto incomincia proprio a sentirsi come una corda tirata troppo che sei lì e dici, ok, io sto accettando tutto, sto però. Che cavolo sto leggendo? Cosa sta succedendo? E non perché è scritto male, chiariamo, però è perché proprio è scritto in una maniera che ti dice le cose che succedono, tu non capisci che sta succedendo.
Perché sei lì, leggi. E la parte più particolare è anche che è affascinante, proprio per quello, perché avvengono un sacco di cose strane, ma non si può fare a meno di leggerlo, perché ogni cosa che succede o viene detta scatena la curiosità del ok, ma in che senso? Ma cosa sta succedendo? Perché sta succedendo? Ma tutta questa storia? E poi quella parte iniziale che si separa ed è una raccolta informazioni sia riguardo Malpertuis che un prete che viaggiava, che c'è un sacco di roba che continua ad arrivare, elementi che continuano ad arrivare addosso e poi scene o azioni strane, certe cose che succedono con tutti i personaggi che sono lì, ma hanno anche interagito fra di loro in altri capitoli, ma non si capisce se è successo veramente o no, è tutto un misto fra l'onirico, soprannaturale, mentale, strano e concreto che si mischia, si intreccia verso la fine. Già a metà viene detta una frase che quando l'ho letta ho detto: ah, vuoi vedere che arrivi alla fine e ti si spiega tutto. Ha tutto all'improvviso senso. All'improvviso quelle cose che sono state dette, ok, mi ha dato questa informazione, la metto qui, prima o poi mi servirà. All'improvviso è, ecco perché, ecco cosa è successo. Ma certo, ma chiaro. Tutto in un'ambientazione che prende l'idea del gotico, no? La villa gotica, però lo rende tutto quanto decadente, sporco, polveroso e antico, e allo stesso tempo mutevole, cangiante. I termini. È bello proprio perché sei lì e non capisci che stai leggendo. Arrivi alla fine e dici: ho capito cosa ho letto, ma Jean-Ray, meno. Devi prendere meno sostanze. E che cavolo, perché va bene che è una grande fantasia, ma d'altra parte, come lettore, sei lì che se non sai cosa ti devi aspettare, lo molli. È molto probabile che lo si molla per chiunque non sia avvezzo al weird o si aspetta la casa ma con i fantasmi in stile gotico normale. No, no, qua trascende da tutto, va oltre. Qua porta una narrazione che è bella, è intensa, ma allo stesso tempo, se non si è preparati psicologicamente, ehi, ma io che sto leggendo? Ma perché dovrei andare avanti? Io non oso immaginare quando uscì come venne preso dalla critica. Ma questo libro ve lo consiglio. Uno, allora, la versione Alcatraz comunque ve la consiglio per la prefazione di Evangelisti, che vi spiega un po' chi è Jean Ray, un autore che non si sente molto. Nessuno ne parla e però merita. In più Alcatraz ha fatto uscire anche adesso un'altra raccolta di racconti, sempre Jean Ray, che a quanto pare è qualcosa di stranissimo. Però il fatto è che andate a prendere quello per leggere la prefazione e leggere Malpertuis, perché è un'opera di quelle del questo è il weird che cercavo. Qualcosa che non va, non va a fare una narrazione di quelle del circolo di Lovecraft e Lovecraft. No, è una narrazione weird diversa. Qualcosa che in certi punti uno potrebbe dire: ah, ma sembra simile. No, è diverso, è qualcosa di particolare. E sto dicendo che è weird per un metro di misura di oggi. Quando l'ha scritto non è che si stavano lì a pensare: ah, è weird. No, era qualcosa di strano e basta. Non so come dicano in Belgio strano. Seltsam. Fremd. Etrange. Ma era qualcosa di strano. Io vi raccomando di leggere questo libro perché per me è stato un viaggio inaspettato. L'ho iniziato che sapevo fosse weird, fosse categorizzato come weird, ma leggendolo non capivo se fossi stanco io o c'era qualcosa che non andava per come era scritto. Però proseguendo mi sono reso conto che io comunque stavo assimilando tutto, qualunque informazione mi arrivava, dubbi, misteri, cose strane. Poi più avanti ha iniziato a brillare, nel senso che tutti quanti quegli elementi hanno iniziato ad avere una forma concreta, un certo tipo di tridimensionalità che ha iniziato poi a prendere luce perché finalmente capivo tutto, finalmente comprendevo tutto, anche perché ci sono un sacco, e io vi avviso, ci sono un sacco di scene che sembrano a caso, cioè creature, situazioni così, che compaiono così, vengono viste, ci sono reazioni, poi se ne parla pochissimo, non se ne parla più, e tu sei lì, ma qualcuno può reagire? Poi si comprende, no, è normale, è normale.
perché c'è un motivo specifico che non posso dire per spoiler, per cui a tutti è chiaro che sta succedendo, quasi tutti. Al lettore no, perché il lettore è quello libero del lettore, è come se entrasse per la prima volta a Malpertuis e fosse dentro quella clausola del dovete stare tutti dentro questa casa per avere l'eredità. E tu sei lì, vediamo che succede. Ma non sai chi sono queste persone, non sai la loro storia. Loro sanno la loro storia, loro reagiscono di conseguenza. Tu sei lì a dire, scusate, ma che succede? Ma perché? Arrivi alla fine, per questo. Capito? È un'esperienza, ve la consiglio, per favore leggetelo, merita questo libro, è fantastico, questo è tutti con le stelline, io sono un po' il rumori a caso, perché neanche mi va di andare a cercare gli audio. Comunque, leggete Malpertuis per farvi un viaggio strano e soprattutto per poi venire da me e guardarmi negli occhi nel caso se ci si vede di persona e dirmi: tu veramente leggi questa roba come se non fosse nulla? Sì, a me piace tantissimo. Quando ha senso, perché l'importante è che siano cose che poi ci si può leggere una chiave di lettura dietro o comunque ci abbiano un senso alla fine, non cose a caso. E questo è perfetto. Chiavi di lettura, elementi particolari, soprannaturale, non soprannaturale, tutto quanto che si va a unire in qualcosa che ti fa venire voglia di averne di più, sapere di più, avere un prequel, un sequel, qualunque cosa, vuoi avere una storia più grande, completa, con questi elementi. Malpertuis è questo, e anche altri del genere weird. Leggetelo, fantastico. E per questo è tutto, per questo video. Il prossimo sarà un altro weird, poi avremo... devo vedere. Però questo merita, provatelo, bellissimo. E intanto, grazie mille per aver visto il video, leggete Malpertuis e ci vediamo per la prossima recensione. Ciao!